Quindi ora per le prossime celebrazioni sarà sempre uguale, sarà sempre ancora uguale. Di più. Sarà sempre più sfarzoso. Sì, di più, sempre. Sempre di più. Sempre di più. Perfetto. Perché noi è l'usanza nostra, la musica, i cavalli, tutto è l'usanza nostra. E il re di Roma significa per noi, non per gli altri. Senti, perché la musica del padrino avete scelto? Perché gli piaceva a lui. La musica del padrino. La musica del padrino, ma non significa che noi siamo mafiosi. Perché se eravamo mafiosi, ci avevamo i soldi che poteva esplodere Roma, ma noi non ce l'abbiamo i soldi, siamo gente umile, come voi che andate a lavorare. C'è qualcosa che vorrebbe dire ai politici? Ai politici, sì, ai politici si devono sciacquare la bocca quando parlano dei Casa Monica, si devono fare gli affari loro. I politici invece di rubare aiutassero di più la gente, il governo ruba, voi rubate, lo Stato ruba tutti. Comunque il permesso vi è stato dato. Sì, non è certo. Assolutamente non ha evaso nessuno. Il giudice ha dato l'autorizzazione di venire al funerale. Noi ringraziamo il giudice che ha dato l'autorizzazione ai Casa Monica arrestati che sono venuti ai funerali per lo zio. Nessuno ha evaso. Io sono Elena Rossi. Nessuno ha voluto che abita Viale dei Romanisti. È stata una grande vergogna quello che hanno fatto. Welby, no. Lui sì, per quale motivo? Però vi dovete vergognare, si devono vergognare. Quello che è capitato a noi, cioè c'è molto un parente, devono morire altri parenti loro, ma peggio, così almeno si rendono conto. Cioè, chi è rivolta questi politici fanno affari a tutti quelli che stanno infangando il nome di mio zio, devono accadere il peggio a loro, ai figli e alle mogli e alle mamme e ai padri, perché state infangando il nome di Casa Monica Vittorio. Io lavoro dentro un albergo e per colpa vostra, se io perdo lavoro ai politici, lo sai che cosa faccio io poi? Mi metto a mangiare a casa dei politici?